Vai. Ok, Entropy Fest 2017, siamo qua al Lupolo di Roletto, serata dei pezzi gruppi originali. Si sono appena esibiti e sono qui con noi gli Akira. Ciao. Ciao, ciao. Allora, facciamo innanzitutto una panoramica velocissima, ognuno di voi, il nome e lo strumento, giusto per, poi passiamo alla domanda numero due. Angelo, sono Angelo, tastiere, seconda voce. Francesco, corde vocali. Roberto, basso. Enrico, pelli, percussioni e tutto quello che si batte, via. Quello che da percuotere. Stefano, chitarra. Allora, altra domanda, dunque, visto prima che ne avete parlato velocemente sul palco con Simona, l'origine del vostro nome e il genere che fate? L'origine del nome, Simona l'ha preso in pieno, perché io ero un grande fan del manga di Katsuhiro Otomo, Akira, degli anni 80, e volevamo un nome che non fosse legato al genere, che fosse semplice da pronunciare e immediato, piacevole, quindi ci piaceva un nome breve, corto e astratto. A votazione ci è piaciuto, Ci sono anche altre spiegazioni, ma insomma, non so se avete piacere di saperle. Una è Akira Kurosawa, ovviamente, e l'altra è Asakira, che non tutti conoscono, ma varrebbe la pena. Ma varrebbe la pena. Non sapevo che fosse anche da qui. Dipende dal contesto. Qua dice qua, qualsiasi contesto va bene. E allora, il genere che fate, ho visto più o meno un Brit Rock molto con influenze anni 80, con delle basi, così com'è. Vi è venuto in mente, diciamo, il background musicale vostro? Il background musicale è super, super eterogeneo, cioè nel senso io vengo da quel mondo lì perché sono cresciuto in quegli anni con Smiths, Cure, quella gente lì, fino a scoprire anche tardi Spandau, Duran Duran, che meritevoli di grande rispetto a New Order. Un altro background musicale è l'hard rock anni 70, Stag esce fuori dalle distorsioni di chitarra, poi c'è un background musicale suo, che non conosco, dico io, beh, sono un grande amante degli U, quindi si può ben capire anche tutti questi giri da dove vengono fuori. Il buon Johnny Twister. Di ispirazione entwistiana. Dunque, altra cosa, l'esperienza Entropy Fest 2017, quindi come vi siete trovati, come sono andate tutte le varie fasi, aspettative, diciamo un po' di pareri su come si è svolta tutto l'ambaradan. Niente, vuoi parlare? Allora, direi che da un punto di vista organizzativo assolutamente impeccabile, perché devo dire che Douglas si è sbattuto tantissimo con tutti gli organizzatori e devo dire che ha fatto al meglio possibile una manifestazione veramente molto importante, visto la pochezza della possibilità di musica, per la musica inedita, soprattutto nell'ambito piemontese, torinese, della provincia, ma in generale in tutta Italia. È stato un gran piacere ovviamente avere tre serate, perché c'è stata un'eliminatoria, una semifinale e siamo arrivati fino in finale, quindi è stata veramente una grande occasione quella di poterci esibire in questa zona. È stato molto piacevole, che dire, al Lupolo è stato estremamente accogliente, la gente mi sembra che abbia risposto molto bene, che ce ne fossero di festival così, ce ne vorrebbero un po'. Positivo decisamente. Sì, anche perché come noi diciamo cerchiamo di un po' di spargere il verbo attraverso, un po' attraverso la web radio, un po' attraverso la pagina Pine Rock, cerchiamo un attimino di far capire che proprio la zona, che una volta era praticamente morta, c'erano solo discoteche, DJ, truzzi delle giostre, eccetera, eccetera, era una cosa orrenda, non si poteva suonare neanche se li pagavi i locali, e tutto ad un tratto, boom, cioè è esploso tutto quanto, in parte proprio grazie al Lupolo, che è saltato fuori così da un locale dal nulla con questo palco gigantesco molto bello, e sta l'Entropy Fest e poi sono tutti gli altri piccoli festival che ci sono in giro, i contest, i locali, quindi tanti si stanno interessando alla musica dal vivo, infatti è una bella scena, è una cosa molto positiva. Sì, a prescindere dal genere, ma soprattutto la musica inedita ha bisogno di essere diffusa, anche per creare quel tessuto di educazione musicale che di fatto manca. Sì. Quindi proporre delle cose alternative a quelle che i mass media tipicamente offrono, quindi andate a vedere la musica inedita, ad ascoltarla. Esatto. È gratuita oltretutto. Assolutamente. Allora, un'ultima domanda, cose in cantiere, cose che ascolteremo, cose che vedremo, cose che avete in preparazione? Allora direi che
mi faccio portavoce. Però intanto una cosa molto importante, la band in realtà è nata nel 2012 su un progetto del 2010 di Francesco e mio, e si è ampliata con il tastierista Angelo, che ci ha raggiunto un anno e mezzo fa circa, e quasi due anzi direi. Abbiamo avuto un nuovo, ci ha lasciato il batterista originario Brahma, che salutiamo nel caso della intervista, già l'ha sostituito Enrico, che è arrivato da pochissimo, perché sono tre mesi che è arrivato. L'intenzione è quella di dedicare ancora il 2017 a portare avanti questo nuovo disco che è uscito a dicembre 2016, e dal 2018 iniziare a scrivere qualcosa di nuovo che probabilmente vedrà la luce quando sarà pronto. Per cui la fortuna non è di essere indipendenti, non essere sotto contratto, di prendersi il tempo che si vuole. Vediamo se siamo ispirati, se ci vengono idee. Io tour ci sta, questo disco a me mi ha massacrato musicalmente, quindi di suonarlo, di svuotarci la testa suonando dal vivo, per poi essere ben ripresi con delle idee magari nuove. Però il prossimo avrà delle novità. Assolutamente sì, assolutamente. Di sperimentare. Anche perché c'è un nuovo batterista che non capire cosa vuole fare. Musicale, influenze poche. Staremo a sentire prossimamente cosa ci proporranno gli Akira. Intanto quando uscirà qualcosa di nuovo lo metteremo sui nostri canali, quindi automaticamente. Per intanto potete vedere, potete condividere i nuovi video. Assolutamente. I video che ci sono due video, due singoli che sono usciti, credo, sono quelli che sono stati stasera. Ci sono due video su YouTube, sul nostro canale ufficiale. Ci sono anche tutta la playlist dell'album, quindi potete metterla in heavy rotation, perché secondo me, non perché l'abbiamo scritto noi, ma penso che sia un disco che merita. Penso che probabilmente uno dei due singoli verrà poi estrapolato per la prossima puntata di Pina Rock, del radio show su Pina Rock Web Radio, dove parleremo, sarà proprio martedì prossimo a partire dalle 21, uno speciale dedicato completamente all'Entropy Fest, quindi per ogni gruppo delle finali, quindi in tutto sei gruppi, quindi tre delle cover tribute, tre dei pezzi originali, sceglieremo un pezzo, lo faremo sentire e parleremo di loro, di tutto quello che è, e nel frattempo pubblicheremo le interviste. Perfetto, grazie. Quindi vi ringrazio, auguroni per tutto. Ciao. Quanto. Un saluto a tutti i radio e video ascoltatori. Ciao. Ciao, Yakira. Ciao. Da Pina Rock, Pina Rock Radio, The Rock Show. Ciao. Yeah.